Grazie Presidente, insomma devo dire, dopo quasi 24 ore non c'è tanta voglia di fare un intervento lungo come meriterebbe, perché insomma mi avete dato atto il consigliere Palmieri, ho ascoltato tutti gli interventi. Però qualcosa la dico e ovviamente non cadrò nelle provocazioni anche legittime che l'opposizione ha fatto. Non credo di essere all'altezza delle aspettative su cui si è riposta l'onorevole Calfagna. Io spero semplicemente di essere all'altezza dei cittadini che mi hanno votato e quindi questo proverò a farlo con tutto me stesso. Però ci terrei molto soprattutto a esprimere dei ringraziamenti oggi. Io non faccio come lei, consigliere Moretto, e chiedo scusa, che qua non stiamo perdendo tempo né stiamo lanciando sfide. Ne stiamo lanciando sfide, stiamo provando ad approvare un bilancio che ci preoccupa, che è complicato, perché condivido anche delle riflessioni che voi dal banco delle opposizioni avete fatto e lo dirò di qui a breve. Quindi voglio ringraziare innanzitutto tutta la struttura del Consiglio Comunale. Ovviamente non li cito tutti, ma sono quelli con cui noi lavoriamo costantemente e che hanno fatto la notte e la giornata insieme a noi. L'hanno preparata le ore prima e faranno atti nelle ore successive. Ovviamente un ringraziamento a tutta la struttura di Palazzo San Giacomo che ha costruito un bilancio acrobatico, difficile, che effettivamente si è arrivato a pochi minuti dal baratro, ossia dal dissesto, che il dissesto non è mandare a casa il sindaco, il dissesto è dichiarare il fallimento di una città. Io non ho problemi a andare via qualora noi non fossimo in grado di raggiungere i nostri obiettivi. Poi consentitemi anche un ringraziamento che avete già fatto al Collegio dei Revisori e in particolare non me ne voglia, penso che non si dolga se faccio questo ringraziamento, oggi abbiamo appreso con un decreto ministeriale che il 1 maggio il signor segretario generale andrà in pensione. Quindi mi sento in questa giornata, credo a nome di tutti, di ringraziarlo per il lavoro. Per il lavoro che ha svolto. Sarebbero davvero tante le cose da dire. Io credo che il bilancio che abbiamo approvato è l'unico bilancio possibile che si poteva fare. Noi abbiamo dei margini di miglioramento, ma chi è che lo nega? L'avete detto sia dai banchi della maggioranza che dell'opposizione. Secondo noi, non per responsabilità dirette di chi guida da un punto di vista politico o di chi ha responsabilità amministrative, sarebbe troppo lungo fare un'analisi, ma è evidente che noi da domani dobbiamo produrre una forte accelerazione, in particolare sulla dismissione del patrimonio, sulla quale ritornerò perché ho ascoltato delle cose non vere, e sulla ulteriore capacità di riscossione. Perché attenzione, il Comune di Napoli, l'ha detto l'assessore Palma, che ringrazio per la anche pazienza, attenzione e abnegazione, è stato tutto il tempo e ha illustrato punto per punto i passaggi. C'è stato un aumento della riscossione, non è ancora sufficiente, ma è stato ricordato anche da qualcuno che la lotta all'evasione per i mezzi a disposizione la dovrebbero fare soprattutto altri. Quindi noi prendiamo l'impegno che in pochi mesi, è vero quello che dite voi, in pochi mesi si deve produrre un'accelerazione significativa. Però attenzione, noi abbiamo fatto e abbiamo raggiunto dei risultati davvero straordinari, che se non fosse stato per le politiche nazionali, noi a questo punto il disavanzo l'avremmo effettivamente annullato. L'ha detto Palma, ma lo devo ricordare anche io. Noi abbiamo avuto in 6 anni 1 miliardo di tagli ai trasferimenti. L'ultima sforbiciata, non voglio dire l'ultima bugia perché ne ha dette diverse, ma del governo Renzi era quella, ero io presente quando l'ha detto, mai più tagli ai comuni e
e invece abbiamo registrato un dato oggettivo 14,5 circa l'ultimo. Cose che non ripeto perché sono state dette, le vorrei ripetere, ma lo faccio perché siamo, non lo faccio perché siamo davvero stanchi. Cassa e competenza. Poi guardate, io sul discorso mi attacco al CR8 per poi, andando a braccio, congiungermi anche all'esortazione che hanno fatto dalle banche l'opposizione, in particolare la consigliera Carfagna. Forse dobbiamo chiedere scusa perché noi non ci siamo accorti che c'era stata tesa questa mano. Io chiedo davvero scusa, io non me ne sono accorto. Io ricordo che un giorno invitammo i parlamentari, deputati e senatori eletti a Napoli per fare un confronto, si è presentato un deputato, che è la consigliera Valente, venne all'incontro. Avete avuto tutti la notifica perché ne abbiamo la prova e quell'oggetto era proprio un confronto, cioè quello che ci state chiedendo oggi. Però siccome è inutile che stiamo a dire e colgo la mano tesa, quello che è stato prima, se c'è questa disponibilità, guardate, il sindaco non si è mai sottratto al confronto. L'ultima prova di chi si sottrae al confronto e non ha profili istituzionali è la confessione del Presidente De Luca durante il fuori onda. Presidente De Luca, ormai addirittura siamo arrivati alle lettere che il sindaco scrive chiedendo un incontro. Quindi noi con i governi nazionali, con i governi regionali, con l'opposizione, non solo non abbiamo problema, ma non vediamo l'ora di poter dialogare dal punto di vista istituzionale sempre di più. Quindi se noi vogliamo fare che dopo, ma anche la settimana prossima o subito dopo il ponte del 1° maggio, organizzare una delegazione insieme, non guidata dal sindaco di Napoli, posso stare anche dietro perché non credo di essere all'altezza poi dei deputati del Parlamento italiano, posso anche venire insieme a voi, a fianco a voi, indietro, come lo decidiamo insieme, con l'onorevole Carfagna, l'onorevole Valè, andiamo in Parlamento, portiamo le esigenze, le soffre, le frasi che avete usato voi, preoccupazione, tragedia, tutte le cose che avete detto. Andiamo, non col cappello in mano, perché io non sono abituato ad andare, ma nemmeno voi credo che avete questa declinazione, andare col cappello in mano. Sarò io, sarete voi o saremo noi a farci promotori di questo incontro. Io però accolgo molto favorevolmente, che non è contraddittorio, quindi non è dire il sindaco da una parte fa il ramoscello d'oliva, dall'altro dichiara guerra. Io sono assolutamente d'accordo con la proposta della consigliera Di Maio. Cioè, io credo che noi dovremmo ripetere quel bellissimo consiglio comunale presieduto da un noto rivoluzionario partenopeo, che era il professor Rettore Pasquino, che prima di Sandro ha fatto il presidente. Fu un passaggio importante, sono molto d'accordo, noi dobbiamo ripetere, ma non andare là per declinare lamentele e piagnistei, forse proprio per, come diceva anche Gaudini, consigliere Marco, cioè di farci magari anche portavoci, portavoce di tante altre città che si trovano in piano di riequilibrio, che magari non hanno la potenza, tra virgolette, potenza politica che può avere la città di Napoli. Bene, credo che lo dobbiamo fare e io mi auguro di avere anche voi, cioè di fare un consiglio comunale insieme. E poi magari in quell'occasione un'altra, una delegazione che va a parlare col governo e va a parlare con gli altri. Così come ho trovato molto positivo l'ordine del giorno che è stato approvato, che segue una mia decisione, di cui il capo di gabinetto, direttore generale, sta già lavorando, di istituire una commissione d'inchiesta sul debito. Commissione d'inchiesta mista, fatta da interni e da esterni per lavorare sul debito. Io non ho visto, devo essere sincero, però magari nei prossimi giorni mi smentirete. Noi siamo dal 21 dicembre del 2016, stamattina si sbloccherà la cassa. Siamo stati bloccati per 100 milioni di euro gennaio, febbraio, marzo e aprile, esattamente 4 mesi esatti. Beh, e insomma, se veramente avevate a cuore, mi riferisco ovviamente a chi ha ruoli importanti in Parlamento. Un attimo solo, però.
Sì. Non mi sembra che ci sia stato, perché tutti voi riconoscete, con l'onestà intellettuale che vi contraddistingue, che si può discutere sulla quantità di debito del Comune di Napoli, ma è un debito del governo. Io credo che se veramente, come dite, questo governo ha tanto fatto per la città di Napoli, voi sapete, se non sapete ve lo dico io, CR8 non è che volevi i soldi, bastava una letterina. Sindaco di Napoli, terza città d'Italia, consigliere, non me l'hai ricordato 3-4 volte, terza città d'Italia, credo di aver fatto 20-25 telefonate. Quante ne ho fatte? Alla sottosegretaria Maria Elena Boccia, essa fatta una telefonata. C'è anche un buon tono istituzionale, insomma, che forse richiede che di fronte alla terza città d'Italia, che ha una cassa, non sto dicendo la verità, anche perché noi documentiamo tutto, onorevole, che su queste cose meglio documentare tutto, perché se le cose vanno in un certo modo uno poi sa chi si deve risvolgere, quindi teniamo documentati orari, telefonate e colloqui, tutto. E io credo che c'era la possibilità. Vuoi vedere che si è provato a perché noi siamo arrivati a un pelo di non approvarlo il bilancio, ma quello che in più mi dispiace non è tanto non approvare il bilancio, siamo arrivati a un pelo a non pagare gli stipendi delle persone che oggi sono stati qui con noi, a non pagare per il CR8, esattamente per il CR8, a non pagare gli stipendi. E noi invece siamo riusciti con un'acrobazia che abbiamo messo in atto, e noi sappiamo chi ha frenato questa cosa e siamo disponibili ovviamente a dirlo in tutte le sedi, qualora qualcuno fosse incuriosito di approfondire la vicenda del CR8. Quindi tutti gli obiettivi erano stati raggiunti e non è colpa nostra se siamo costretti, e ce lo impone il 174, se siamo costretti a non poter fare gli investimenti che vogliamo, a dover mettere le tasse al massimo. Negli anni scorsi, con delle acrobazie, siamo riusciti a innalzare a 15.000 euro l'esonero dell'IRPEF. Quest'anno, ma non solo la Corte dei Conti, nessuno ci avrebbe consentito di fare diversamente. Allora dobbiamo lavorare su altre leve. Ho sentito Arienzo, il capogruppo del Partito Democratico, che è sempre garbato quando si pone nei confronti dell'amministrazione, però l'ho sentito oggi dire più volte, perciò ci voglio tornare, non con spirito polemico, che noi staremmo per privatizzare il patrimonio, staremmo per mettere sul mercato il patrimonio. Guardate, cito solo un'operazione che sarà una grandissima operazione se va in porto, è quella dell'Albergo dei Popoli. Se voi parlate con i miei colleghi sindaci, molti dei quali del vostro partito, sapete come hanno salvato le loro città, le loro città metropolitane? Hanno venduto tutto il patrimonio, ma non venduto come intendiamo noi valorizzare il patrimonio immobiliare, hanno proprio venduto. Cioè l'hanno messo in vendita, è arrivato il Saudita, è arrivato Rockefeller, è arrivata la grande catena alberghiera. L'operazione Albergo dei Poveri è tutta pubblica, cioè si mette in un fondo dove c'è INA, il Demanio, il Comune di Napoli. Ci danno, perché è bello sentir dire, ho sentito oggi anche un consigliere del 5 Stelle della Regione riferendosi alla sgangherata giunta del Comune di Napoli, ma come? Che scelleratezza! Mettete sul mercato e privatizzate l'Albergo dei Poveri, ma è possibile che uno le chiarisce le cose e c'è qualcuno che fa finta di non capire? È un fondo, ci daranno per la prima volta pubblico 130 milioni di euro, che in questi 5 anni abbiamo provato con la Regione ad averli, con i fondi europei, nessuno ha voluto ascoltare, avremmo questi soldi, speriamo che nessuno si metta di mezzo, onorevole, mi auguro che lei ci aiuta, che le altre onorevoli, perché poi sa, che noi pensiamo, 130. 100 milioni, vabbè, lo fa lei il prezzo, lo fa, ci sono le, non è ok, il prezzo è giusto, ci sarà un estimatore pubblico che dirà quanto vale, vabbè, non lo faccio né io e né lei ovviamente, esattamente. Vabbè, abbiamo fatto qualche verifica, ci stiamo lavorando da 6-7 mesi, diciamo non meno di 100 milioni di euro. Questi fondi ci consentono finalmente di ristrutturare il più grande palazzo d'Europa, ci consente di ridurre i fitti passivi di tutti i palazzi delle istituzioni pubbliche, dello Stato, riqualificare una zona e noi come comune rimanere attraverso il protocollo, quindi non lo svendiamo, non ce ne liberiamo, nel senso che là avremo i palazzi, gli uffici delle politiche sociali,
della cultura, faremo un protocollo, una convenzione, insomma noi vogliamo semplicemente valorizzare e non vi sfugge, siccome come giustamente dice Brambilla, come giustamente ha detto la Carfagna, ma anche alcuni della maggioranza, è chiaro che delle accelerazioni ci devono stare, perché è evidente che se noi non produciamo dei risultati concreti in tempi brevi, noi ci troviamo fra 4-5 mesi comunque sempre in difficoltà. Io condivido quando si parla di preoccupazioni, qua siamo tutti quanti preoccupati, nessuno di noi è in una situazione di leggerezza. Queste operazioni ci consentono di da una parte ridurre il disavanzo, da una parte non svendere, da una parte riqualificare la zona, da una parte mettere uffici statali e le altre cose che sappiamo. Poi non è manco vero, ho sentito dire, scusatemi, tutti i comuni d'Italia vivono questa situazione di tagli. È vero che ci sono tagli a tutti i comuni, ma se andate a vedere, non ci voglio ritornare, Roma ha avuto le leggi speciali, Milano ha avuto le leggi speciali, stanno per fare l'ennesima legge speciale su Roma e Milano e ci aggiungono anche Torino. Qualcuno di voi ha detto, ma perché la situazione del debito pubblico nazionale che non consente misure alternative? Consentitemi, non voglio passare per il pacifista all'oltranza perché mi dite che non lo sono, no? Spesso sento dire che il sindaco non è pacifista. Siamo un paese che spende 64 milioni di euro al giorno per spese militari, non dico che le voglio eliminare, attenzione, perché le spese militari in un paese anche servono, ma forse se ne togliamo qualcuna di là e le mettiamo ai comuni, magari anche non Napoli, la diamo a Messina, le diamo ai comuni del Mezzogiorno, qualcosa in più potremmo fare. Vorrei ricordare, arrivo veramente perché sono tante le cose, perché vi ho ascoltato tutti, ho appuntato tutti i vostri interventi, che ho anche apprezzato un po' meno le dichiarazioni di voto, ma là c'è stata una polemica, diciamo, che vorrei superare, perché io invece ho apprezzato complessivamente come sono andate le cose. Non ci dimentichiamo che noi non abbiamo rinunciato alla nostra mission, non abbiamo privatizzato i servizi essenziali, non abbiamo licenziato, manteniamo sul sociale, garantiamo tutto e laddove non arriviamo, ci arriviamo con le altre misure che abbiamo messo in campo. Che, cara onorevole Valente, non sono elargizioni del governo o attenzioni particolari del governo. No, però non interrompetemi, scusa. No, no, nel senso sono semplicemente fondi che il governo nazionale deve dare e che finalmente siamo riusciti a coprire. Anzi, senza spirito polemico, proprio perché siamo tutti stanchi, forse sono anche un po' meno rispetto a quelle che dovremmo avere. Però noi ci accontentiamo del lavoro che stiamo facendo per adesso sul patto per Napoli, sulle vele, sono convinto su Bagnoli, la cooperazione istituzionale l'abbiamo sempre garantita, quindi da questo punto di vista le altre leve ci consentono di mettere sul tappeto 3 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per infrastrutture, opere pubbliche, servizi e quant'altro. Non è vero, consigliere Brambilla, che stiamo affondando la città, noi la stiamo salvando. Poi possiamo pensarla diversamente su tante cose. Io ho vissuto 50 anni a Napoli, tranne qualche anno che ho vissuto in una terra ancora più a sud di Napoli, che è la Calabria. Io cammino molto, come anche lei, credo, perché so che è un appassionato della nostra città. A me non mi pare che negli ultimi tempi io vedo la gente di Napoli, al netto dei problemi di Moretto che condivido, le povertà, eccetera, equità, le cose che hai detto, le condivido, non mi sembra che lo spirito oggi partenopeo sia uno spirito incline alla depressione e alla rassegnazione, ma glielo dico come un'opinione differente, forse frequentiamo zone diverse, io però la giro tutta da sindaco, faccio 7 km al giorno, vado da Chiaiano dove stavo a Pasquetta e non l'ho vista, sono stato per esempio a Rione Traiano, vado a Pianura e vedo uno spirito di una città che crea, ma ce lo dicono soprattutto le persone che vengono da fuori. Allora non seguiamo, insomma, la declinazione necessariamente perché il sindaco è un avversario politico, se non riconosciamo manco le cose oggettive poi diventa difficoltoso, le mani tese che ci ponete, riconosciamoci le cose reciprocamente, forse noi con i nostri limiti che sono tanti, però anche che delle cose le abbiamo cambiate in questa città, perché se sento Moretto, nonno, certe volte ti sembra quasi che parlano di continuità, beh, ricordiamoci che prima qualcuno ci ha ricordato, credo Valente, che rispetto a Torino
noi incassiamo meno per il turismo, però le vorrei ricordare, consigliera Valente, che quando lei era assessore al turismo della Giunta di Ervolino e che eravamo sommersi di rifiuti, noi oggi paghiamo le tasse per colpa dell'emergenza rifiuti, turisti non avevamo nemmeno uno e oggi abbiamo problemi perché le strutture recettive della città non riescono a ospitare tutti i turisti che vengono alla nostra città, quindi una declinazione di Napoli nel cambiamento, quindi cerchiamo di vedere le cose in positivo, se noi incassiamo molti milioni di euro evidentemente è un dato positivo, non vediamo sempre la cosa negativa che pigliamo meno soldi rispetto a Torino, cerchiamo di avere anche tariffe un po' più basse, una città in cui si riesce a spendere meno e avere un'ottima qualità. Poi anche qui, voi dite che ci avete aiutato in Parlamento, finora gli effetti non li abbiamo visti, se vi posso chiedere una cosa perché potrebbe essere utile per la città di Napoli, l'ha detto qualcuno nel suo intervento, mi pare, non ricordo se Brambilla, no, forse la stessa Carfagna, a proposito della città metropolitana, se noi riuscissimo a sbloccare l'avanzo libero, 500 milioni, basterebbe un commetto, un piccolo comma, ma pure un mezzo comma, nel decreto sugli enti locali, basta che ci dicono che in 3 anni noi possiamo utilizzare un po' dell'avanzo libero, quello andrebbe sicuramente ad aiutare il trasporto pubblico metropolitano, la situazione dell'ambiente metropolitano e tantissime altre cose. Non è vero che siamo isolati, l'avete visto perfettamente dalla vicenda anche con De Luca, chi si è posto fuori dalle istituzioni e chi dentro, col governo l'abbiamo dimostrato che finalmente siamo riusciti a ottenere i tavoli istituzionali senza che qualcuno facesse pesare la nostra autonomia e politica, non siamo isolati dalla città, però se la vostra esortazione dall'ordine del giorno di Palmieri per i rapporti consiglio-amministrazione al rapporto col governo è quello di lavorare insieme perché la cooperazione istituzionale possa migliorare e che grazie ai vostri buoni uffici riusciamo anche ad avere un incontro col Presidente della Regione, cioè riusciamo a creare un clima, noi ci siamo. Ecco, se l'appello era questo, di cercare di rafforzare le ragioni per cui si possa cooperare meglio sul piano istituzionale, non sfugge a nessuno che se la cooperazione migliora anche i toni si abbassano, l'abbiamo visto anche col governo, quando abbiamo cominciato a cooperare bene sul patto per Napoli noi l'abbiamo riconosciuto, come anche su Bagnoli sono stati fatti dei passi sicuramente avanti, quindi il dialogo c'è e grazie a voi noi siamo disponibili a rafforzarlo. Così come anche voglio sottolineare che noi abbiamo garantito l'assistenza scolastica, tema tanto controverso, a tutto il circuito scolastico anche di nostra non competenza, cioè quello che sarebbe di competenza per il MIUR, grazie a un lavoro fatto in zona Cesarini anche l'assistenza agli anziani in condizioni di difficoltà, così come cercheremo di fare entro il 2017 di onorare quell'impegno che giustamente ci avete ricordato in diversi del reddito di cittadinanza, che certo non è una nostra manchevolezza non riuscire a mettere le risorse che vorremmo, ma è semplicemente per i tagli e per le condizioni che ha detto Palma e che io solo per ragioni di brevità non ho voluto ripetere. Così come il patrimonio immobiliare, l'ha ricordato Caudino, vorrei ricordare anche io, noi abbiamo avuto il merito di togliere una persona che per 2 anni, da quando l'abbiamo mandato via, non ci ha fatto conoscere l'esatto patrimonio del Comune di Napoli, che era Romeo, e mi auguro che nessuno di voi rimpianga quel tipo di gestione. Quindi per quanto ci riguarda noi non abbiamo nemmeno smarrito o perso un euro, sentito nel suo intervento consigliera Valente diceva noi abbiamo perso nemmeno uno, noi non abbiamo perso un euro. Stiamo contrattualizzando tutti i fondi europei, tutti gli impegni, i lavori sono in corso, la città è una città che tra mille difficoltà è viva e io devo dire esco da queste 24 ore di consiglio comunale molto motivato, perché rispetto alla prima consiliatura, senza che nessuno anche qui si senta offeso, ma io parlo a braccio e dico quello che penso, so che posso contare su una maggioranza solida, forte, matura, che vuole insieme a noi non lanciare una sfida, completare un'avventura,
che è quella di poter dimostrare che questa città si stia riscattando con le forze dei napoletani, che abbiamo mantenuto la nostra autonomia, non siamo caduti nel compromesso morale. Caro nonno, non abbiamo rinunciato alle nostre idee, alla nostra ideologia, non ci siamo isolati, non andiamo a patti però col diavolo rinunciando, come dire, alle nostre idee, che sarebbe il compromesso morale. Anzi, se oggi siamo forti è perché non abbiamo mollato nei momenti difficili, non abbiamo mollato su Bagnoli, non abbiamo mollato sul patrimonio, non abbiamo mollato sulle nostre idee. Quando ci chiamano a dialogare sul piano istituzionale lo sappiamo fare, e quindi è la sfida di riuscire a dimostrare che si può amministrare una città così complessa come Napoli tenendo insieme persone che vengono da idee molto diverse, non avendo partiti forti, creando una connessione con la città. La città non c'è ostile, mi dispiace che voi la pensiate diversamente, altre cose è cercare di essere sempre di più il sindaco di tutti, questo è un tema vero che c'è, non è sempre facile riuscire a essere il sindaco di tutti come essere, diciamo, l'allenatore che mette d'accordo tutti, però ci proverò anche a migliorarmi da quel punto di vista, perché non ho il dono della perfezione e nemmeno la convinzione di essere il depositario della verità, però vi posso assicurare che finora in questi 6 anni noi non abbiamo tradito gli elettori, non ci siamo sporcati le mani con gli imbrogli, abbiamo lottato ogni giorno e Napoli è profondamente diversa da quella che ci hanno consegnato, anche dal punto di vista economico-finanziario, perché non ci sono più i bilanci un po' truccatelli, non ci sono più i crediti che non si potevano esigere però si mettevano lo stesso, non c'erano sotterfugi, evidentemente è un bilancio in sofferenza per colpe soprattutto dei governi centrali, per colpa soprattutto delle sforbiciate dei trasferimenti, e sicuramente quando finiremo il secondo mandato, grazie alle attività che metteremo in campo ancora con maggiore energia, grazie alla nostra maggioranza, alla nostra giunta e al popolo che ci segue attraverso riscossione e valorizzazione del patrimonio, noi consegneremo anche una città in condizioni economico-finanziarie sempre più solide. Poi certo, se è vero quello che ci avete detto, e io non ho un giudizio né positivo né negativo sul piano pregiudiziale, che ci sarà un aiuto parlamentare, e mi riferisco anche al Movimento 5 Stelle con molto garbo, perché voi siete la seconda forza in Parlamento, se riusciamo magari a costruire una normativa nazionale, ma non per Napoli, per tutti i comuni d'Italia, da sud a nord, dove la si smetta veramente con le misure draconiane, liberiste e con i tagli, e finalmente si inizia a far respirare, forse saremo tutti più contenti. Io ho il legittimo sospetto che proprio in questi mesi qualcuno che apparentemente oggi ha detto che ci ha voluto aiutare, e non mi riferisco a lei onorevole Carfagna perché lei comunque sta dai banchi dell'opposizione, io credo che ci sia stato più di uno che ha lavorato in questi giorni per far sì che noi il bilancio non l'approvassimo nemmeno, e pur di buttare a terra un avversario politico si buttava a terra una città, non si pagavano gli stipendi, si mandavano, perché forse l'obiettivo era mettere sul mercato i servizi essenziali, privatizzare e magari far ritornare quel Romeo con cui si andava a braccetto nella precedente campagna elettorale. Grazie e buona giornata a tutti. Buono.